Salve a tutti amici videoludici e benvenuti a un nuovo video per il canale Corso Videoludica, sempre in compagnia di Aritmim, ancora una volta per Sfida Lords. Ragazzi, oggi andiamo ad affrontare il Lord, diciamo, custode, di nuovo. Attenzione, non è il Lord custode del primo scontro, ragazzi. È il custode, chiamiamolo semplicemente custode, è il boss che trovate nel DLC Ancient Labyrinth, cioè sostanzialmente Antico Labirinto. Ragazzi, bisogna partire con un concetto molto banale. È una parte di gioco effettivamente, come dicevano nelle recensioni, che secondo me ci sta a significare poco nel complesso. Cioè, la lore che va ad aggiungere sostanzialmente, ragazzi, è tutto riguardante questa zona. È sempre legati a fatti, diciamo, venuti, penso, in tempi molto più antichi rispetto agli avvenimenti, certamente, di quello che stiamo facendo noi nel gioco principale. Ma è legato solo a quella zona. Non aggiunge cose molto esagerate. Ci sono soltanto praticamente 8 cose da trovare, cioè 8 pergamene da trovare, niente di più, ragazzi. Sbloccherete semplicemente un trofeo grazie a questo, e grazie a questo scoprirete cose aggiuntive. Tutto qui. Andiamo però invece a parlare un attimo del labirinto, ragazzi. Ricorda molto la scena di God of War, del primo God of War, in cui siete nei cerchi di Pandora. Infatti il labirinto, ragazzi, è costituito a 3 cerchi sostanzialmente, in cui al centro c'è il boss che dovremo andare a affrontare. Per raggiungere il centro, ragazzi, dovrete abbassare varie leve che troverete sia all'esterno, la prima leva che trovate, poi all'interno del labirinto, e seguire le indicazioni sul pavimento, ragazzi, in cui troverete semplicemente un simbolo, che è il simbolo che sostanzialmente vi avverte del fatto che quella è la via giusta. Poi all'interno del labirinto troverete altre strade in cui scoprirete vari segreti, quindi troverete 4 tombe in cui grazie ai quali sbloccherete una nuova armatura con alti livelli elementari di difesa. Poi troverete, come ho detto, vari documenti, 8 in totale, e troverete tutti e 40 i nemici, esplorando per bene, per sbloccare un ulteriore trofeo, ragazzi. I nemici qui, in questo caso, ragazzi, devo dirvelo, sono effettivamente molto complicati, cioè vuol dire hanno molta forza e resistenza, sono per la maggior parte scheletri, ma troverete anche soprattutto dei fantasmi intangibili, ragazzi. L'unica maniera per fargli male, ragazzi, non è fisicamente, ma utilizzando la magia. E ce n'è uno in particolare, ragazzi, una sorta di Marauder, ragazzi, mi sembra che si chiami così. È il primo, praticamente, nemico che avete incontrato nel tutorial, nella prima parte di gioco. Con un enorme martello, in questo caso, intangibile, attacchi fisici, quindi, e tra l'altro molto resistente. Ci vorrà parecchio per buttarlo giù. Comunque, ragazzi, parliamo invece del boss. Il boss, ragazzi, non è altro che una copia di due, penso, di un boss e di un mostro normale che trovate all'interno del gioco. È praticamente la versione fisica di quei fantasmi che avete visto nell'avventura principale, ragazzi. Nulla di più. All'inizio, infatti, non l'avevo capito, ma se si osserva effettivamente la sua forma, ragazzi, rimanda molto, almeno comunque molto similare a quella di quel fantasma. E ha un attacco, ragazzi, che mi ha fatto penare. Sarò morto sì e no dalle 6 alle 7 volte prima di comprendere come affrontarlo, ragazzi. Fa uno stesso attacco che ha fatto il terzo boss, quello del cimitero, ragazzi. Quell'onda d'urto pazzesca che ammazza tutto quello che c'è e che non c'è modo da cui non c'è modo di difendersi. L'unica maniera che ho scoperto poi alla fine, ragazzi, è quando effettuerà questa sorta di grande esplosione. Voi dovrete essere nascosti dietro a una libreria, quindi che vi farà da scudo, ragazzi. Ora però vado a spiegarvi per bene. Prima di andare dal boss, ragazzi, all'inizio del labirinto, la leva che mi permetterà di entrarci all'interno, se la riprimerete un'altra volta, se la primerete, insomma, se userete di nuovo la leva, ragazzi, vi condurrà in un'altra zona, sempre di questo labirinto all'inizio, in cui troverete una porta inizialmente chiusa. All'interno del labirinto, ragazzi, per cui per questo vi dico, se l'avete preso e avete intenzione di giocarlo, cercate dappertutto per tutti i segreti, ragazzi, troverete una chiave che permetterà di aprire questa porta chiusa. All'interno troverete un'ulteriore leva, la quale circondata da varie rune, ragazzi, che identificano gli attacchi con cui il boss vi attaccherà. Voi potrete, insomma, grazie a questa leva, modificare i suoi attacchi iniziali dall'inizio alla fine. Per poter sbloccare in questo modo un trofeo legato allo scontro col boss, ragazzi, e questo è il bonus, diciamo, aggiuntivo di questo video di cui voglio parlare, è quello semplicemente di azionare la leva in modo da fare in modo che la runa di fuoco, il simbolo di fuoco, sia la prima in cima. In questo modo otterrete lo sbloccamento del trofeo, per cui avete praticamente, insomma, affrontato questo boss con le sue caratteristiche magiche invertite, sostanzialmente. Ora andiamo invece a specificare il boss, ragazzi. Sostanzialmente, come ho detto, questo boss è del tutto similare a quei fantasmi che trovate in giro. Si comporterà sostanzialmente allo stesso modo.
più o meno, solo che ha delle caratteristiche, diciamo, che lo rendono un po' più unico. Come ho detto, però, questa sorta di boss fight l'ho trovata un miscuglio di vari generi, cioè di cose che abbiamo già visto all'interno del gioco principale. Lui sarà sempre al centro dell'arena, circondato da queste tavole di pietra, ragazzi, che fungeranno da scudo. La barra gialla che vedete sostanzialmente è quella barra di scudo. Voi dovete colpirlo il più possibile fino a ridurlo al minimo, non fino in fondo, ragazzi. Altrimenti, se farete questa cosa, genererà appunto quest'onda d'urto che non solo danneggerà se stesso, ma voi vi ucciderà subito. Quello che dovete fare, come ho detto, è raggiungere il minimo. Lui sarà stordito, alzerà una delle sue librerie, sostanzialmente, che tra l'altro durante lo scontro può utilizzare per lanciarvi contro questa tavoletta di pietre e farvi parecchio danno, ragazzi. Lui alzerà comunque queste librerie, si ricaricherà la sua barra gialla. Prima che questo accada, voi dovete andare, correre dietro alla libreria e rimanerci attaccati, sostanzialmente. Dovete rimanere attaccati alla libreria di dietro, ragazzi. In questo modo voi subirete danni, e quindi sotto di fiali della vita, ragazzi. Spero che ce ne abbiate parecchi per arrivare a questo scontro. In questo modo lui però non potrà ricaricarsi. Quando avrà finito, la barra andrà a zero, lui causerà l'onda d'urto e lui si danneggerà. Ripetete questa cosa 3 volte, ragazzi, e ogni volta, come vi ho detto, modificherà il suo tipo di magia d'attacco, sostanzialmente. Poi, per esempio, prima fuoco, poi magia, poi elettrico, in base a quello che avete scelto. Per sconfiggerlo invece nell'ultima parte, ragazzi, l'ultimo scontro è proprio fisico. Lui quindi lascerà perdere questa tavoletta di pietra e vi attaccherà fisicamente. Ma è molto facile in questo caso, ragazzi, perché sostanzialmente è molto debole in questo senso. Lo batterete molto facilmente. Un'ultima cosa prima di concludere, ragazzi. Questa volta il bonus di arma leggendaria in effetti non c'è. Questo perché fa randomicamente vari tipi di armi. Si sbloccherà sostanzialmente una chiave per aprire un'altra zona segreta e una runa e appunto un'arma randomica che vi servirà nello scontro finale col giudice per sbloccare un ulteriore trofeo, ma questo andrò a spiegarvelo nell'ultimo video, ragazzi. Per quanto riguarda invece questo, prima di concludere voglio aggiungere soltanto una cosa. Per poter accedere a questa zona, ragazzi, dovrete prima di tutto raggiungere la fine del gioco. Non affrontate subito il boss finale, cioè fate i fratelli perduti, per esempio. Andate dal fabbro e lui vi condurrà in questa zona, altrimenti dovrete fare il New Game Plus per potervi accedere. Bene, ragazzi, con questo il video lo concludo. Noi ci vediamo nei prossimi video. Vi invito ancora una volta a iscrivervi, condividete, commentate. Ciao a tutti!